La sicurezza. Per la sicurezza, oltre ai materiali o indumenti, sono molto importanti i cartelli. Per la sicurezza delle persone, non usare cavi elettrici rotti per non rischiare di prendere la scossa o di causare un incendio. Prima di iniziare qualsiasi lavoro, guardarsi intorno, capire cosa fare e prevedere possibili incidenti. Evitare i cortocircuiti. Per evitare i cortocircuiti bisogna prestare attenzione e non distrarsi, perché si rischia di collegare i fili nel posto sbagliato e bisogna sempre controllare che non siano danneggiati, perché potresti fulminarti toccandoli e creare un cortocircuito. Ad esempio, se un filo danneggiato tocca la carcassa di una lavatrice, toccandola verrai fulminato e creerai un cortocircuito. Per lavorare in officina abbiamo bisogno di alcuni strumenti fondamentali, quali cacciavite a croce, alcune viti, scatola 503. Per esempio, usiamo il cacciavite per serrare e allentare le viti delle scatole 503 che contengono i componenti elettrici. Per tagliare il filo della matassa utilizziamo le forbici, che servono anche a spellare i fili. Il tester o multimetro è uno strumento che misura l'intensità elettrica in ampere, la tensione in volt e la resistenza in ohm. Dispositivi di protezione individuale. Per lavorare in sicurezza con la tensione e con i vari attrezzi bisogna avere i DPI, dispositivi di protezione individuale adeguati. Devono essere ignifughi e isolati. Gli attrezzi devono essere resistenti e isolati alle varie tensioni. Sono DPI, i guanti isolanti, gli occhiali di protezione, l'elmetto isolante di protezione, gli attrezzi isolati, gli stivali in PVC antinfortunistici con punte rinforzate in metallo e il vestiario parzialmente ignifugo.